Le Paranze, Borgo Marino Sud, i caduti del mare, ma anche il mercato al minuto, la Madonnina del Porto, il Retiere, la Chiesa di Sant'Andrea, le donne della marineria e la Cattedrale di San Cetteo. Pescara raccontata attraverso i totem distribuiti nella città principalmente sul lungomare Matteotti e sul lungo fiume Paolucci. È stato inaugurato il Museo Diffuso del Porto. Il progetto del Flag Costa di Pescara è stato finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. È un progetto che prevede l'installazione di 11 totem messi tra Borgo Marino Sud e Borgo Marino Nord, raccontano la tradizione della marineria pescarese, sono innovativi in quanto ogni totem ha una fotografia che racconta una storia, alcune righe per parlare di questa storia, dopodiché c'è un QR code che inquadrandolo apre tutto ciò che viene raccontato in quella foto. Pescara non perde occasione per ribadire la sua vocazione smart e oggi il focus è la scoperta dell'identità storico-culturale della tradizione marinara intrecciata a quella del contesto urbano. Il mare e il fiume sono i due elementi identitari della nostra città, il mare è stato sempre valorizzato, il fiume ha sofferto sempre ma oggi sta riacquistando una sua dimensione anche turistica e per questo lavoriamo. Identità, turismo, storia, tradizione, sicuramente sono gli elementi che possono far crescere le città e soprattutto possono far crescere l'anima di una città, il sentimento di una città, la coesione che è necessaria per creare tutte le cose belle che ci sono. Il Museo Diffuso, un obiettivo centrato per Pescara ma anche per la regione Abruzzo che di fatto ne ha permesso la realizzazione. Il progetto in questo caso specifico si collega all'interno di una strategia di valorizzazione delle tradizioni e ci sarà anche poi l'apertura del Museo delle Genti di Mare. Questo progetto è costato 15.000 euro. Ciascun visitatore o turista sceglierà tra le tante tradizioni quella che saprà raccontare meglio al ritorno da un soggiorno nella città adriatica e tra i pescaresi c'è chi ha già scelto. Le donne che accompagnavano con il saluto gli uomini che partivano per i viaggi in mare e quindi sicuramente possiamo dire che hanno avuto un ruolo molto importante nella marineria, nelle famiglie della marineria e in generale a Pescara.